Eccoci qua, pausa, bolide, lo vedete, lo vedete messo lì. Allora, che bicicletta stiamo provando? Sto provando in queste due settimane. Tra parentesi, quando riceviamo una bici, puntualmente fa due settimane di pioggia, ma vabbè, questo lo sappiamo. Allora, questa è la Scott Genius Eride 720. Bisogna iniziare: cioè, per parlare di questa bici, bisogna prenderla molto da lontano. Eviteremo oggi di fare un discorso su cos'è un e-bike, cosa non è una e-bike, se è una bici, se è me, lasciamo perdere Vi assicuro che questa bicicletta qua è divertente, proprio ci si diverte andare in giro Fatica se si vuole la si fa perché comunque, perché comunque nel momento in cui si è su una salita ripida, si sta cercando di mantenere la trazione Le gambe si fanno girare, comunque io riesco ad arrivare con la fascia cardio, adesso ce l'ho qui al polso Comunque si arriva a delle frequenze 170, 180, cioè è un movimento molto aerobico. È, è diverso sicuramente dal movimento in mountain bike. Ma comunque, Genius E-Ride 720, questa è la 720. Perché attenzione, come sulla Genius non elettrica, Spot ha fatto questa grande mossa che secondo me è veramente geniale, soprattutto per gli utenti: ovvero questa bicicletta può montare un doppio formato ruota le 27,5 plus. Che ci sono su adesso, oppure le 29, questo senza dover andare a cambiare praticamente nulla nella bici, nel senso che basta tirar via sti cerchi e metterne su altri. Allora, questa bici ha un montaggio top monta un motore Shimano Steps e 8000 con relativo, relativo computerino attraverso questo manettino che c'è qui sotto si possono regolare le eh, modalità di assistenza che sono tre, eco trail e boost. L'eco è sufficiente sicuramente in certi tratti, il boost praticamente non l'ho mai usato. Cambio SRAM a 12 velocità NX, allora bisogna stare attaccati al manettino: nel senso che su una bici di questo tipo, il manettino bisogna veramente tenerlo sempre in mano perché attraverso il vostro, la vostra pedalata quindi più siete efficaci meno farete lavorare la batteria e di conseguenza più vi durerà la batteria eroga 500 watt ora con punte massime di 250 watt cosa vuol dire questo in termini di autonomia? dipende in linea di massima per quello che ho visto io posso dire che la batteria durerà all'incirca 40-50 km con 1000-1500 di metri di slivello Ovviamente, io peso quasi 90 kg, un rider di 75 avrà una durata della batteria molto superiore. Non è il massimo, però è anche vero che si ricarica, si ricarica abbastanza in fretta, nel senso che in, in un paio d'ore circa l'avete caricata tutta. Quindi, se avete in mente dei giri lunghi, se avete in mente dei giri lunghi e volete fermarvi a mangiare, l'attaccate al ristorante e siete al top. Allora... Poi c'è un, un altro brevetto di Scott che secondo me è veramente geniale ed è il sistema Twillock che sono queste due levette attraverso le quali si regolano in contemporanea l'ammortizzatore, la forcella davanti e l'ammortizzatore. Questo vi permette da qui senza dover andare a mettere le mani sugli ammortizzatori e spesso è molto pericoloso, tra l'altro eh, scusa, scusa Nicola di Scott ma adesso la vado a lavare e vi permette di regolare appunto le, le modalità degli ammortizzatori questa qui è la posizione di discesa che adesso sto per fare così è una regolazione intermedia intermedia quindi un po' aperto ideale per le salite in sterrato dove comunque l'ammortizzatore vi serve fondamentale per trovare trazione sulla ruota posteriore e così è bloccato sui trasferimenti di asfalto l'ho trovata una cosa veramente veramente comoda la bici, comunque, ragazzi, è costruita bene. Syncross sono tutti i componenti: Syncross è il marchio di Scott che eh, produce i componenti per loro. Anche il Regisella l'ho trovato molto, molto reattivo, molto, molto veloce. E anche i freni Shimano, il, il bus davanti: veramente, ragazzi, questo è un mezzo incredibile. Comunque, questa bicicletta ha una escursione di 150 150 anteriore 150 posteriore. Quindi, è una macchina da guerra passa soprattutto è molto veloce in uscita di curva perché il baricentro è abbastanza basso il carro posteriore assorbe perfettamente qualsiasi cosa in più la gomma plus vi dà un, un plus di sicurezza certo è un mezzo un po' estremo pesa 24 kg si spegne a 25 all'ora se dovete fare un po' di salita senza assistenza per risparmiare batteria diventa veramente pesante però è anche vero che ci sono altre biciclette, la stessa, la stessa Scott produce la Stride, la E-Stride, che è la bicicletta da all mountain, questa è più trail enduro, sicuramente quella può essere un'alternativa. Veramente, il mio consiglio è di, a tutti gli scettici di provare un bike E poi me lo dite. E niente, questo è tutto, vi, vi consiglio di iscrivervi qui al canale per le prossime novità. Ah! Molto importante, tra l'altro Scott ci ha mandato anche le ginocchiere coordinate, io sono uno che le protezioni eh, per quello che faccio mi sembrano un po' eccessive, ma, ma niente, stamattina ho detto ma le metto e mi sono ricordato adesso che ce l'ho su, quindi sono veramente comode. E in questa stagione primaverile dove il caldo non è eccessivo sono l'ideale e ti danno un po' di sicurezza in più psicologicamente ti senti un pochino più, più pronto sicuramente io se in questo momento dovessi comprare una mountain bike comprerei un e-bike senza ombra di dubbio per oggi è tutto ragazzi continuate a seguirci su Outdoor 360 iscrivetevi qui guardate i nostri altri video qui e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate se avete mai provato un e-bike potremmo anche pensare di organizzare di organizzare un test magari con qualche marchio per farvele provare ciao